Ciao a tutti e benvenuti. Con questo video cercherò di farvi vedere come realizzare dei simpatici cupcake a tema pasquale. Ormai la Pasqua, si sa, è vicina e possiamo comunque decorare la nostra tavola con pochi mezzi ma tanta fantasia. Nel corso del video vi farò vedere quali sono i materiali che utilizzeremo e anche gli attrezzi di cui abbiamo bisogno. Non abbiamo grandi pretese. Cominciamo subito con il primo cupcake. Per realizzare questo cupcake ho bisogno di un cupcake, quella ricetta che preferite voi, come siete abituati a casa vostra, della cheese cream, di cui adesso vi dirò la ricetta, 225 g di mascarpone, 225 g di Philadelphia, quella in panetti, non quella nella vaschetta, 115 g di zucchero a velo e 350 g di panna montata. Allora, montiamo la panna molto bene, mescoliamo gli altri ingredienti sempre con la frusta e alla fine incorporiamo la panna e la nostra cheese cream è pronta per essere utilizzata. In questo caso io poi ho aggiunto 2 cucchiai di cacao per renderla marrone. Allora, abbiamo messo la cheese cream nella nostra sac à poche. Andiamo a decorare il nostro cupcake, movimento circolare. Ok, e qui è fatta. Dopodiché prendiamo la nostra pasta di zucchero e andiamo a realizzare 2 semplici orecchie da coniglio. Prendete un po' di pasta marrone, la lavoriamo bene in modo tale da ammorbidirla. E la stendiamo con il mattarello. Io uso un mattarello di silicone che va molto bene per la pasta di zucchero in quanto non si attacca alla pasta. Non la stendiamo troppo fina perché poi all'interno dovremmo fissare uno stuzzicadente, quindi non andiamo a farla troppo fina. Semplicemente a mano con un bisturi tagliamo 2 orecchie, le facciamo grandi quanto volete. Ok, qua scegliete voi come la grandezza che preferite. Una. Le orecchie sono pronte. Adesso facciamo la parte interna. Ho semplicemente preso un altro pezzettino di pasta marrone e ho aggiunto un po' di pasta bianca. Se non avete il marrone, se non avete la pasta marrone, potete usare la pasta bianca e aggiungerci il colorante marrone oppure anche del cacao in polvere. Ho preso un po' di pasta marrone, ho aggiunto del bianco e adesso stendo un'altra sfoglia. In questo momento invece la stendo molto fina perché andrà a sovrapporsi a quella che ho già per fare, diciamo, la parte interna dell'orecchio. Anche qui taglio un po' più piccole in questo momento perché andranno nella parte interna delle mie orecchie. Per incollare le varie parti di pasta utilizziamo dell'acqua. Io ho il mio pennellino, però voi potete usare tranquillamente un pennellino normale e dell'acqua in un bicchiere. Non è necessario avere questo pennellino. Vado a sovrapporre i 2 colori e premo bene in modo tale che si saldino insieme. La seconda. Prendo 2 stuzzicadenti e vado a infilare lo stuzzicadente. Lo infilo dalla parte dietro in modo tale che ho il controllo di dove mi va a finire lo stuzzicadente e tengo d'occhio con il dito che non mi vada troppo avanti perché sennò mi rovina la parte davanti del mio orecchio. Non serve arrivare fino in fondo, basta arrivare fino a 3/4. Ok? Faccio anche lo stesso lavoro sull'altro orecchio. A questo punto, prima che le 2 orecchie si secchino,
io posso anche dare del movimento, posso decidere di piegarle magari una, non tutte e due ma una, oppure posso piegarle tutte e due, qua come preferite voi, questo come decidete voi. Ne preparate due per ogni cupcake e poi andate a posizionarle sul vostro cupcake ed ecco qui un semplice cupcake pasquale e vi potete divertire anche con i vostri bambini a realizzare. Per realizzare il secondo modello abbiamo bisogno di un cupcake, pasta di zucchero colorata azzurra, verde, arancione, taglia pasta liscio e taglia pasta festonato, il nostro fedele mattarello e poi altre cose che piano piano andremo a vedere. Prendo la pasta azzurra e stendo una sfoglia molto sottile. I colori li ho scelti io in base a quello che piace a me, ma voi potete anche tranquillamente scegliere un altro sfondo, un altro modello, eh. Io vi do uno spunto. Stendo una sfoglia molto sottile e taglio con il tagliapasta liscio un cerchio. Sì, eccolo qua. Lo vado a posizionare sul mio cupcake. Non serve aggiungere nient'altro perché l'umidità del nostro cupcake farà attaccare la pasta di zucchero, quindi non preoccupatevi. La pasta che al momento non utilizzo, mi raccomando, la tengo in un sacchetto del freezer con della pellicola trasparente in modo tale che non si secchi, perché una volta che si è seccata non posso più utilizzarla, perciò questa la mettiamo via. Prendo un pezzettino di pasta verde e faccio la stessa cosa, cioè stendo una sfoglia sottile. Per sottile intendo un paio di millimetri. Eccola qua. Adesso uso il tagliapasta festonato. Taglio, tolgo via l'eccesso. Per renderlo più carino, io utilizzando un pennellino di silicone ho fatto dei piccoli puntini tutto intorno al bordino in modo tale che sembri quasi un centrino, ok? Se questo vi piace, se non vi piace, questo decidete voi, è per dare un po' di movimento, ok? A posto così. Allora, prendo quello che ho realizzato e lo metto sopra. Anche in questo caso non preoccupatevi, la pasta è umida, si attaccherà tranquillamente all'altra sottostante senza nessun problema. Adesso con la pasta arancione andremo a realizzare delle piccole carotine. Siamo sempre in tempo di Pasqua, siamo sempre in tempo di coniglietti, perciò ho pensato di realizzare delle piccole carotine. Come facciamo? Prendiamo delle piccole palline di pasta, le andiamo a lavorare tra le mani e sempre facendole rotolare facciamo dei piccoli cilindri con una punta, ok? Qui potete farne quanti ne volete, io ne ho fatti tre, ma potete anche farne di più. Ovviamente in base alla grandezza del vostro cupcake vi regolerete di conseguenza. Non serve che siano regolari perché anche in natura sappiamo che le carote non è che hanno un movimento regolare, possiamo farlo anche irregolari, ok? Più lunghe, più corte, più fine, più grosse, quello potete decidere voi. All'estremità, quella più larga, faccio un piccolo buchino sempre con il mio pennellino in silicone, anzi in caucciù. Con una rotellina andiamo a fare delle piccole incisioni per creare le venature della carotina. Anche qui non devono essere regolari, ok? Però vedete l'effetto che fa. Se non avete la rotellina potete usare tranquillamente uno stuzzicadente. Mi raccomando, non andate a incidere ma semplicemente a passare facendola rotolare
così, perché se andiamo ad incidere poi sarà troppo, proprio con delicatezza, ok? Vedete che l'effetto alla fine è molto simile. Facciamo anche la terza con lo stuzzicadente, così facciamo rivedere come fare. La faccio rotolare, alcune più lunghe, alcune più corte, come volete voi. Possiamo anche farla un po' storta, un po' con la punta dove volete voi. Andiamo a riprendere un pezzettino di pasta verde e facciamo i ciuffetti da inserire nei buchini delle nostre carotine. Ecco, qui è un lavoro un po' di fino, ma avete un po' di pazienza. Andiamo a fare dei piccoli salamini, ma proprio piccolini, eh. Se preferite lavorare sul piano di lavoro, mi raccomando, senza schiacciare troppo con le dita, ma andando semplicemente ad allungare il nostro salamino. Taglio dei piccoli pezzettini, circa di 7-8 mm. Ne prendo 3 e li unisco insieme all'estremità, semplicemente con le dita. Li vado a prendere. Automaticamente loro si attaccano l'uno con l'altro perché la pasta è molto morbida. Bagno all'interno del mio buchino e infilo i 3 pezzettini di verde. Io ho fatto il mio ciuffetto. Farò lo stesso con le altre 2. Anche qua potete farne uno anche più lungo, eh. Non devono essere per forza tutti uguali. Li unisco a 3 a 3. Stiamo parlando di misure veramente piccole. Avrà un diametro di circa 2 mm questo salamino. Poi le posso sistemare come voglio io. E abbiamo fatto 3 piccole carotine. Niente, qua non si è attaccato, lo rimettiamo dentro ben benino. Se non si attaccano perché con le dita non siete in grado, aiutatevi col vostro pennellino o con lo stuzzicadente, in modo tale che il ciuffo venga inserito per bene nel buchino che abbiamo creato. Ok? Se io faccio così, in automatico schiaccio dentro. A questo punto, sempre con il mio pennellino o con il pennellino di acqua che avete, fate 3 striscioline dove volete che vengano ad attaccarsi le vostre carotine. Ed ecco qui un simpatico cupcake. Per realizzare il terzo cupcake abbiamo bisogno di un cupcake, pasta di zucchero rosa, pasta di zucchero gialla e pasta di zucchero azzurra. Un tagliapasta festonato. In questo caso bisogna guardare la misura del nostro cupcake, deve coprirla il più possibile, perciò cerchiamo la misura adeguata, ok? Vedete? Prendo la pasta rosa e la stendo fina con il mio mattarello. Taglio. Tolgo via l'eccesso. Anche in questo caso, per dare un po' di movimento, ho utilizzato il mio pennellino e ho fatto dei piccoli forellini, proprio andando a picchiettare la superficie, non vado a fare buchi o troppo in profondità, proprio semplicemente a fare un piccolo segnettino. Lo vado a prendere e lo vado a posizionare sul mio cupcake e lo faccio aderire per benino. Vado a prendere un po' di pasta gialla, la stendo fina e la taglio con il mio bisturi a forma di uovo. Qui non ho una formina a forma di uovo, perciò posso tranquillamente fare a mano. Prendo il mio bisturi e taglio.
decidete voi se farlo grande, se farlo più piccolo, ok? E lo vado a mettere sul mio cupcake. Adesso preparo delle decorazioni da mettere sopra l'uovo. Prendiamo un po' di pasta azzurra, stendiamo sempre molto fina. In questo caso mi servono delle striscioline, perciò la stendo in lunghezza più che in larghezza. E taglio due striscioline, direi dello spessore di circa 4 mm. Ovviamente sono più lunghe di quello che mi serve, ma andrò a regolarmele una volta che saprò quanta me ne serve. Ne prendo la prima e la vado a posizionare sopra l'uovo. Non la metto proprio dritta, ma con una leggera curvatura per dare l'idea che l'uovo sia tondeggiante. Ok, così quello che è l'eccesso lo taglio via. Mi raccomando, molto delicatamente, perché c'è sotto il nostro cupcake. Prendo pasta di zucchero rosa, taglio una striscia come quella che ho fatto adesso azzurra, e anche qui più o meno sempre di 4 mm. Vado anche questa a posizionarla al centro. Poi con dei pezzettini di pasta posso anche fare dei piccoli pallini da schiacciare, creare un po' di movimento. Semplicemente faccio delle piccole palline e le schiaccio direttamente sul mio uovo. Okay. Adesso prepariamo un fiocchettino. Questa è una tecnica che va bene per tante cose. Ci sono diverse tecniche, ci sono anche degli stampi in silicone che vi creano dei fiocchetti già pronti, però in questo caso noi non ce l'abbiamo e perciò utilizziamo la nostra pasta, il nostro mattarello e il nostro bisturi. Abbiamo steso la nostra pasta sempre molto fina. Andiamo a ritagliare due strisce, anche qui magari un po' più larghe, tipo 6 mm. Ne prendiamo una parte, la rigiriamo e creiamo il nostro fiocchettino portando verso il centro le due estremità. Non schiacciando però il bordo, semplicemente solo il centro, da una parte e dall'altra. Prendo tra le mani, schiaccio un pochettino, lascio sempre bombate le due estremità. Con l'altra strisciolina che avevo preparato la vado a posizionare sopra in modo tale da coprire il centro. E taglio quello che è l'eccesso. Vado a posizionare bene in modo tale che mi vada fino dietro. Creo i due lembi da mettere sotto, le estremità le taglio a coda di rondine. E andrò a posizionare il tutto sul mio uovo. Ve lo faccio vedere dalla vostra parte, così schiaccio un pochettino, bagno la mia strisciolina rosa, potete farne uno più lungo, uno più corto, come volete voi, scegliete, ribagno semplicemente un'altra volta sopra e posiziono il mio fiocchetto. Ed eccolo qui terminato. Per realizzare un quarto modello abbiamo bisogno
di un cupcake, pasta di zucchero verde, pasta di zucchero azzurra e pasta di zucchero gialla. Un tagliapasta festonato, in questo caso della larghezza del nostro cupcake. Prendo la pasta azzurra, la lavoro un po' con le mani in modo tale che la ammorbidisco per poter lavorare meglio. Per la copertura dei cupcake consiglio la pasta da copertura perché è più morbida, si adatta meglio e rimane morbida anche nel momento in cui ho il cupcake e poi lo voglio mangiare. E vado a tagliare con il mio copapasta. Tolgo l'eccesso. Adesso andremo a realizzare dei piccoli tulipani con la pasta gialla. Qui io ho scelto il giallo, ma potete tranquillamente scegliere anche qualche altro colore. Prendiamo delle piccole palline, tra le mani le facciamo diventare delle goccioline non troppo allungate. Prendiamo lo stuzzicadente e facciamo un piccolo taglietto al centro, quasi fino in cima, e chiudiamo leggermente la base. Questo lavoro lo facciamo per quanti fiori vogliamo fare, ok? Qua decidete voi se volete farli anche più grandi, più piccoli. Questo vedete un po' come volete. Io ne ho fatti, ne facciamo 5. Dicono che devono essere sempre dispari, allora ne facciamo 5. Non serve che siano della stessa grandezza, più o meno, ma anche se uno è un po' più grande e uno un po' più piccolo, non importa. Adesso prepariamo i gambi e le foglie. Con la nostra pasta verde la stendiamo molto sottile per fare i gambi dei nostri fiori. Mi raccomando, andiamo molto piano, che se no rischiamo di farla più fina verso il centro e poi lasciare i bordi più larghi. La lunghezza, allora, dovendo coprire tutta la superficie del nostro cupcake, possiamo fare di diverse lunghezze, ok? Per creare come un mazzolino. Io direi possiamo tagliare più o meno una più corta, una più lunga. Questa magari la allunghiamo ancora un po'. Possiamo anche passarlo tra le mani se siete bravi. Ok. Col nostro pennellino vado a bagnare la superficie del cupcake proprio dove voglio posizionare i gambi dei miei tulipani. Premo leggermente in modo tale che si attacchino. Bagno all'estremità dei miei gambi per poter incollare anche i fiorellini che ho realizzato. Li vado leggermente a sovrapporre ai gambi che ho preparato. In questo caso io posso creare un fiocco, come abbiamo fatto per il nostro cupcake con l'uovo, altrimenti posso fare delle foglie. Allora, stessa tecnica che ho usato prima per i tulipani, prendo un po' più di pasta, allungo la mia goccia, premo leggermente, sempre con il mio stuzzicadente creo la scanalatura, premo, schiaccio l'estremità e posiziono. Ne posso fare 2-3. Ed ecco
il nostro cupcake finito. Spero di essere stata chiara il più possibile, ma se vi rimangono dei dubbi, mi raccomando, scrivete le vostre domande sotto il video e io vi risponderò. Per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Alla prossima, baci. Ciao ciao!